Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino. Questo episodio di Non puoi non saperlo è dedicato all'opera di Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, quindi le signore o signorine d'Avignone. Un dipinto olio su tela di 2,44 m x 2,34 m, realizzato nel 1907 e oggi esposto al MoMA di New York. Si tratta, come abbiamo già visto, dell'opera più significativa del primo cubismo, detto anche protocubismo o cubismo formativo. Come possiamo osservare, infatti, le forme sono molto semplificate e frammentate in piani che, a differenza delle fasi successive del cubismo, in questo caso sono ancora abbastanza ampi. I soggetti sono rappresentati in primo piano e assumono quindi un carattere macroscopico che tende ad annullare il valore dello sfondo. In alcuni dettagli, come ad esempio il viso di questa donna a destra, si può anche osservare che la rappresentazione dello stesso particolare avviene secondo diversi punti di vista contemporaneamente, caratteristica questa fondamentale della seconda fase del cubismo, quindi del cubismo analitico. Il quadro raffigura cinque prostitute in un bordello della Calle Avignon di Barcellona ed è frutto di un lungo studio da parte dell'artista, che esegue oltre 100 lavori preparatori prima di arrivare alla versione che conosciamo. Anche questa, quindi quella che vediamo in quest'immagine, sarebbe però una versione non definitiva, in quanto l'artista aveva infine deciso di non lavorare più all'opera, lasciandola nel suo studio in mezzo ad altri lavori. La tela viene notata da alcuni amici di Picasso, che ne rimangono colpiti e gli consigliano di farla conoscere. Quando viene esposto questo quadro per la prima volta nel 1916, crea molto scalpore e viene tacciato di immoralità. Come possiamo osservare meglio in questo dettaglio, le due donne al centro, quindi queste qui, hanno un volto di sembianze umane, seppur senza la volontà di realismo che caratterizza tutto il dipinto. Mentre quelle ai lati, quindi questa e queste due donne qua, e soprattutto queste, quindi quelle a destra, hanno dei visi le cui fattezze richiamano sculture africane del XIX secolo di tipo Fang. Ecco, in questa immagine vediamo appunto due esempi di questo tipo di scultura. Seppur Picasso abbia negato l'influenza dell'arte africana sulla sua pittura, è certo che egli avesse visto delle maschere africane durante una visita al museo etnografico del Trocadero, che vediamo in questa immagine. Se non sbaglio, questa foto è stata fatta nel 1934. Ecco, quindi visita al museo proprio mentre lavorava ad alcuni dei suoi dipinti. Ne rimase inoltre certamente colpito, tanto che più tardi dirà, aperte virgolette, andare al Trocadero fu disgustoso. Le mosche, il mercato, l'odore. Ero tutto solo. Volevo andarmene, ma non lo feci. Rimasi. Capii che si trattava di qualcosa di importante. Mi stava accadendo qualcosa. Le maschere non somigliavano a nessun'altra scultura, per nulla. Chiuse le virgolette. Nei primi disegni dell'opera, e in questa immagine appunto ne vediamo uno, sono presenti anche due uomini, in questo caso al centro e qui sulla sinistra, che sono un marinaio e uno studente di medicina, spesso quest'ultimo rappresentato con un libro o un teschio in mano. Nell'ultima versione del dipinto gli uomini sono scomparsi. Ecco, torniamo all'ultima versione, quindi gli uomini sembrano scomparsi, ma in realtà Picasso li ha soltanto spostati al di fuori della tela, seduti a un tavolino il cui spigolo sporgente entra dalla parte bassa al centro, trasformandoli così, questi uomini, in osservatori essi stessi delle prostitute. Ecco, questo è lo spigolo del tavolino che entra nel quadro. Secondo la critica, la scelta di Picasso di mettere metaforicamente a sedere gli spettatori del dipinto assieme ai due clienti del bordello rende le tematiche
del dipinto stesso più complesse della semplice rappresentazione allegorica di un'esperienza personale del pittore, che in quel periodo era solito frequentare quel luogo. Alcuni tra i significati identificati sono la meditazione sui pericoli delle malattie sessualmente trasmissibili e più in generale la paura della malattia e dell'infermità, la paura e il disprezzo per il corpo femminile che conviveva in Picasso assieme con il desiderio per esso, quindi per il corpo femminile, e con la sua idealizzazione. Secondo alcuni, infatti, i volti delle figure ai lati, quindi le rivediamo un attimo qui più in dettaglio, quindi questi due, ecco, sarebbero stati rappresentati in questo modo perché sfigurati dalla sifilide. Molti critici dell'epoca sostennero che Picasso si fosse ispirato alle grandi bagnanti di Cézanne, dipinta soltanto l'anno prima, quindi nel 1906, e vediamo appunto l'opera in questa immagine. Ma queste tesi verranno messe in discussione dalla maggior parte dei commentatori successivi. Altri invece hanno ipotizzato che il fatto che le donne guardino direttamente l'osservatore simboleggi che esse siano sicure di sé e, seppur prostitute, non si sentano per nulla in una posizione di sudditanza rispetto all'uomo. Ciò richiamerebbe gli stessi rivoluzionari concetti espressi da Manet nella sua Olimpia, opera del 1863, che vediamo in questa immagine. La maggior parte della critica è comunque d'accordo nel sostenere che questa sia un'opera che rappresenta un periodo di transizione nell'arte di Picasso, che cerca in questo modo di connettere i suoi primi lavori al cubismo, uno stile che lo avrebbe visto protagonista per i seguenti 5 o 6 anni. Ecco, ricordiamo che Le Demoiselles d'Avignon è l'opera più rappresentativa del cubismo formativo o protocubismo, gli altri due filoni, diciamo così, sono il cubismo analitico e questi sono appunto due esempi, quindi due opere di Picasso, a sinistra Il Poeta del 1911 e a destra El Aficionado del 1912, e poi abbiamo il cubismo sintetico, quindi l'ultima fase, e vediamo in questa immagine appunto l'opera Il Giocatore di Carte del 1914. Molto bene, questo è tutto per questo video, spero lo abbiate trovato interessante, fatemi sapere cosa ne pensate, ciao a tutti e alla prossima.